Amici di Piazzale della Vittoria, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, se sbagliare è umano, perseverare l'è da Invurnì. E il giocatore di ogni euro, mi dispiace dirlo, a sto punto gli è di Invurnì. Perché tutte le domeniche, non ne sbagliano una, fanno sempre gli stessi errori. Ok, non siamo ancora al completo, mancava lì Amoroso, la Drive Trans, un Necor Drive Trans, vabbè, insomma, adesso. Tutte le volte, poi dall'inizio della stagione, noi non sbagliamo una domenica, noi tutte le partite prendiamo il parziale che psicologicamente rivitalizza l'avversario, ci ammazza noi, quando niente niente siamo in partito, magari abbiamo un po' di vantaggio, dobbiamo prendere questo parziale, lo prendiamo quasi sempre nel terzo quarto, quasi sempre quando rientriamo dagli spogliatoi, gli altri rientrano, noi stiamo dentro, manca pes perché. Cioè, Valli, quando rientrate dagli spogliatoi, mettigli una molletta nell'uccello, metti un dito in te cursi, dorma, fa qualcosa, perché total volti gli altri rientrano, i nostri dormono. Total volti, anche stavolta, io qua leggo, terzo quarto, 21 punti a 9. Tutte le volte, la partita l'abbiamo presa lì, poi ho capito che siamo stati bravi a stare in partita fino alla fine, ma me, gli applausi, total menghi, gli applausi, no, non sei anche rote cast. Della pacca sulla spalla e degli applausi, perché così non ci si salva. Oggi anche Recanati ha vinto. Fortuna che Chieti ha perso, però adesso ha vinto anche Recanati, quindi noi abbiamo lo scontro diretto a favore. Però c'è un svadenciano aperta. Cioè, tutte le volte noi se non prendiamo questo cazzo di parziale che rivitalizza gli altri, che ci ammazza, noi non stiamo bene. Abbiamo il complesso psicologico. Dai, De Viagra, se hai il complesso psicologico, Valli. Dai la pastecca, dai qualcosa. Non è possibile che total volti Nuiter la dovevamo buttare via dal partiti, che ce la possiamo giocare, ce la possiamo fare. No, perché noi abbiamo questi blackout tutte le volte. Tutte le volte. E vabbè, insomma, neanche in co avevamo peso. Veniamo alle cose positive. Per fortuna che c'è il Forlì. Gran punto oggi a Bergamo in casa dell'Albino Leffe. Il Forlì era andato in svantaggio. E invece, insomma, giocando anche un bel calcio, ho visto la partita su Sportube. Giocando una buona partita, meritatamente ha agguantato questo pareggio e portato a casa un punto prezioso. Insomma, la salvezza si conquista anche con questi punticini in trasferta, che quello di oggi ha reso la classifica bella, bella, insomma. Vorrei che finisse oggi il campionato, ma non è possibile, non abbiamo ancora fatto niente, però adesso la classifica è un bel vedere. Vorrei veramente ringraziare i giocatori di cuore, i giocatori del Forlì Calcio per quello che stanno facendo. Presto mi comincerò a allenare, ancora ripeto, non abbiamo fatto niente, non voglio portare sfiga, però a questo punto devo cominciare ad allenarmi per fare questa trasferta a Loreto, sperando che voi riusciate a portare a termine la salvezza. Io però non posso farmi trovare impreparato e adesso, insomma, adesso ancora è troppo freddo. Però appena comincerà a fare un pochettino meno freddo, comincerò ad allenarmi un pochettino sul serio, perché sono più di 200 km andare da qui a Loreto. Quindi complimenti veramente a Gadda che sta facendo un lavoro straordinario. Adesso la prossima in casa è un'altra partita da non fallire. Siamo andati bene che, insomma, anche le squadre che lottano per la salvezza come noi. Ho visto che l'Ancona ha perso, abbiamo guadagnato punti su un punticino su tante squadre. È veramente un bell'andazzo quello del Forlì adesso. Quindi, caro Valli, metti un dito in te cool ai giocatori dell'Unieuro, chissà chi si sveglia. E te invece, Gada, dagli una bella pacca sulla spalla, andate avanti così. Ciao ragazzi!